Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il bicchiere della staffa. Questa sera parliamo di un libro molto speciale, a cominciare dal titolo. Il titolo è Mishima o Mishima Monogatari, un samurai delle arti. Ne parliamo con la curatrice, cioè Teresa Ciapparoni La Rocca, che ringrazio molto per essere qui con noi, avendo anche superato qualche problema di tipo tecnico. È un libro molto, molto bello e molto ricco, quello di cui parleremo. Molto ricco perché in realtà è una raccolta molto interessante, molto intelligente, direi proprio, di contributi e testimonianze. Entrano in gioco ovviamente studiosi di Mishima e della letteratura giapponese, ma entrano in gioco anche intellettuali e scrittori un po' di tutto il mondo. È un libro che ha un taglio accentuatamente internazionale. Dunque, di Mishima o Mishima, quasi tutti, penso, sanno qualcosa o credono di sapere qualche cosa, perché è un autore che è stato molto tradotto anche in Italia e ha anche riscosso un certo successo. Quello che noi sappiamo, crediamo di sapere, al di là delle letture che abbiamo fatto, è però probabilmente qualche volta almeno viziato o influenzato da una serie di cliché che sono stati un po' sovrapposti alla sua figura. In una certa misura lui stesso ha collaborato, no, con la costruzione di alcuni cliché, anche la sua morte, avvenuta poco più di 50 anni fa, in una maniera, come certamente tutti sapete, molto drammatica e in un certo modo anche molto teatrale. È sembrato autorizzare un certo tipo di cliché. Di Mishima si è parlato come di uno scrittore omosessuale, si è parlato come di un grande esteta, si è parlato come di un grande nostalgico del passato imperiale del Giappone, si è parlato come di un militarista, si è parlato forse anche un po' come una specie di fascista, possiamo usare questa parola, perché credo che alcuni abbiano letto certi atteggiamenti, certe prese di posizione di Mishima in questo senso. Allora, io innanzitutto a Teresa Ciapparoni vorrei fare questa semplicissima domanda, al di là di tutto di questi cliché. Chi è davvero stato Mishima? Cioè, chi c'è dietro questo nome, questa opera così ricca, così debordante, dietro queste vicende esistenziali così affascinanti, ma anche molto contraddittorie? Certo, c'è tutto questo, sicuramente c'è tutto questo perché la sua caratteristica è quella di essere poliedrico. C'è anche qualcosa che forse questo libro in parte scopre, proprio nella lettera che ha scritto il giorno in cui si è suicidato al suo amico, traduttore, interprete culturale, Dan Alkin. Perché era anche un uomo molto sensibile, molto tenero. Quindi possiamo dire che in questa amicizia si vede un aspetto che sembra inconciliabile con il militarista del Tatenokai, no? Su quell'uomo che nella maggior parte dei casi, come ci dice questo libro, per esempio la Mazzucco, si impone a torso nudo con una sciabola sguainata, come immagine di uomo di guerra. Credo che appunto, dire chi era Mishima non lo posso dire io. Mettendo insieme però tutto quello che nel libro c'è, credo che il suo ritratto riesca abbastanza completo. Vorrei dire che uno dei meriti di questo libro forse è proprio quello di essere molto bilanciato nella presentazione dei vari aspetti, perché
c'è una prima parte che è dedicata a lui come scrittore, una seconda a lui come uomo di scena e un'ultima a lui come personaggio politico, pensatore politico, uomo d'azione sportivo, no? Come Kendoka, come praticante della spada, la finta spada di legno del Kendo. E quindi diciamo, il personaggio è estremamente ricco, ognuno può trovare in lui qualcosa che corrisponde alla propria sensibilità. Ad esempio, c'è il suo primo racconto tradotto, mi sembra qua da noi, La voce delle onde, che è assolutamente il contrario, cioè, di quello che può essere invece poi magari Sole e Acciaio, quindi che viene considerata la sua autobiografia morale. Quindi, diciamo, leggendo le varie opere si può trovare qualcosa che ti soddisfa. Perché mettiamo, c'è un romanzo che si chiama La casa di Kyoko, nella quale ci sono quattro personaggi che sono riconducibili a quattro aspetti della sua personalità. Allora, forse è un romanzo che interessa a chi legge di psicanalisi, no? Cerca di scoprire com'è questo io super diviso di Mishima. C'è chi appunto. Invece magari legge Abito da sera o l'altro non mi ricordo come si chiamava, Dopo il banchetto, che sono delle forti critiche sociali. E forse proprio leggendo questi romanzi che non sono quelli centrali, però si capisce un po' chi era, perché poi si è immolato in nome di un Giappone che non esiste più e che non poteva esistere, perché la storia è Pantarei, è movimento, tutto cambia, non si può tornare indietro. Sì, si può però rimanere legata a dei valori. E quindi nel momento in cui lui, in questi romanzi, critica il Giappone che si stava per affermare come number one, no? Il grande sfidante del potere economico americano, un paese che a suo avviso ha perso però i motivi ideali, ha perso la sua anima giapponese e quindi diciamo è un polemista anche politico, non come pensatore nell'ultimo periodo, ma anche in alcuni romanzi appunto combatte una certa situazione sociale nella quale non vede più se stesso come giapponese, cioè quello che lui vorrebbe che fosse in Giappone. Quindi, diciamo, è molto difficile definirlo, però appunto ciascuno può trovare in lui qualcosa. Chi ama lo sport, magari ama lo sci, che sarà una cosa completamente diversa. Però questa sua passione, questa dedizione a crearsi un fisico da sport e a praticare il kendo fino a raggiungere la possibilità di fare anche degli incontri di alto livello, magari sarà stato anche un po' sfavorito perché nel frattempo era diventato famoso, quindi l'avranno anche un po' spinto, diciamo, in questo senso, no? Però sicuramente poi non è che entrava, diciamo, nel lagone e usciva a ossa rotte, quindi lui ha avuto dei risultati in questo. E questo, diciamo, lo sportivo ci può trovare questo, l'amante degli sport estremi anche, perché lui una volta si è fatto portare su un aereo che doveva infrangere, che ha infranto il muro del suono, cioè a caccia di queste esperienze estreme. E cioè, appunto ce lo può trovare, poi ci può trovare quello che invece vuole ritrovare il Giappone della tradizione, perché almeno il primo dei quattro romanzi che costituiscono il suo ultimo capolavoro, Il mare della fertilità, mi sbaglio sempre il nome, comunque, e comunque Neve di primavera. E quello è un inno alla letteratura classica giapponese, tant'è vero che vendendosi separatamente vende molto di più in proporzione di altri che
presuppongono la lettura di tutti e quattro e presuppongono la voglia di stare a vedere che cosa succede a una serie di reincarnazioni che avvengono. Quindi è un pochino più, diciamo, intellettuale come discorso. Ma il primo è una bellissima storia d'amore inquadrata in un ambito classico. Quindi in questo senso penso che sia davvero più ricco di tanti altri. Per esempio, in questo libro nato all'inizio come guida, come catalogo di una mostra che il Covid, come tante altre cose, ci ha tolto, e quindi è anche un po' cambiata in qualche modo. Però, diciamo, il catalogo si propone come un libro di qualità scientifica, ma indirizzato molto spesso a persone che non hanno già una specializzazione nell'ambito, no? E che vanno lì perché hanno una curiosità che poi si svilupperà. Ma anche persone esperte di Mishima magari trovano qualcosa di nuovo nell'articolo di Giorgio Amitrano, che tra l'altro appunto è una persona che scrive molto bene, che ha una grande sensibilità, dico sempre un po' il futuro degli studi giapponesi, nel senso che mi sembra che con lui la qualità assoluta degli studi giapponesi si è arricchita di un umanesimo che in tanti altri colleghi non ritrovo. Professori, non però io sono Ecco, lei della gleba. ha messo tanta carne al fuoco e vorrei tornare innanzitutto su un punto. Noi siamo abituati a letterati molto concentrati su un certo tipo di attività creativa, no? Chi scrive romanzi si concede qualche racconto, ma più raramente la poesia e più raramente ancora pratica altri linguaggi, no? Mentre con Mishima siamo di fronte a qualcuno che li ha praticati tutti, cioè nell'ambito del romanzo direi che ha lavorato usando i registri più diversi, anche il romanzo popolare, anche il romanzo rosa, quasi potremmo dire, no? È stato toccato da lui. E poi, non so, ecco, pensando al teatro, non ha praticato soltanto un genere di teatro, ma ne ha praticati diversi, è stato poi anche un performer in proprio. Cioè c'è una capacità, una voglia, un desiderio, anche una capacità di misurarsi con linguaggi anche molto diversi che è abbastanza straordinaria. Non so quanto questo faccia parte di una, non dico di un'abitudine, ma di una propensione dello scrittore, dell'intellettuale giapponese. Ma quello che si può dire del Giappone, confronto all'Italia, è che la pratica poetica è molto diffusa. Ad esempio, anche sui giornali, sui quotidiani, ci sono delle sezioni dedicate o alla poesia giapponese breve, che si chiama tanka o waka, è la più usata, quindi diciamo, coincide la spiegazione di waka, poesia giapponese, con il termine tanka, poesia breve, perché quello è il modello largamente utilizzato, oppure di haiku, e quindi questi brevi componimenti che hanno avuto un grande successo anche appunto poi in America, la generazione beat, anche da noi, anche qui in Italia, adesso non so, in questo ultimo periodo non ho seguito, ma c'era un premio a haiku tutti gli anni, si teneva all'Istituto di Cultura Giapponese una manifestazione. E poi addirittura ho visto, mi è capitato di vedere in riviste internazionali che tra i vincitori di questi contest, adesso non mi viene in italiano, sullo haiku c'erano anche nomi italiani, quindi evidentemente anche in Italia viene praticato, però in Italia chi fa poesia è un po' un mondo a parte, mentre in Giappone la poesia ci fa venire in mente certi autori come Pascoli o come D'Annunzio o come Carducci, cioè poesia,
no? E poi diciamo l'esempio di Carducci forse può essere ancora più calzante perché è poesia e prosa, ma poi la poesia può essere anche in cinese e quindi nel caso diciamo italiano, Pascoli, Carducci, la poesia in latino. Quindi diciamo, premesso che forse in passato il mondo culturale poteva avere delle affinità, oggi come oggi, comunque in Giappone fare poesia è abbastanza normale. Quindi, anche se poi noi vediamo che nella produzione di Mishima è la parte, cioè la sua produzione è soprattutto dei primi anni, poi è stato completamente assorbito dal resto. Però possiamo pensare che in qualche modo questa è la forma poetica, se diciamo, consideriamo poesia soprattutto il modo di esprimersi secondo forme stabilite, lì non, in Giappone non c'è la rima settenaria, questo non c'è, cioè la rima ci sono soltanto diciamo 7, 5, 7, per, al di fuori di questo non ci si muove, e comunque senza rime, e con una struttura che spesso trova in un'espressione, in una parola, la combinazione, la possibilità di essere letta scombinandola e combinandola con la vicina, gli dà, siccome sono poesie molto brevi, da lì escono fuori dei significati nascosti. Vabbè, io scusi, vado sempre fuori del seminato. Ma è comunque la poesia la fanno, diciamo così, tutti. Il teatro, molto meno, ma possiamo pensare che nel caso di Mishima il teatro Kabuki, il teatro no, questo teatro tradizionale che lui ha fatto risorgere, pur se forse non con le regole strette di una poesia del 757, però lo ha costretto in qualche modo in forme espressive che si possono assimilare alla poesia. Quindi se poi da grande, diciamo, nei limiti dei pochi anni che ha vissuto, non ha più scritto poesia, forse è perché si è espresso in quel modo in questi altri ambiti. Poi devo dire che appunto, adesso pensiamo Murakami Haruki, no? Grande estimatore di Dante, noi che siamo nell'anno dantesco, ma è pieno. Io una volta in un'università, una cosa che io appunto non ho una dizione particolarmente curata e non sono abituata a declamare, c'è stato un professore, sono andata lì per le mie ricerche e lui faceva una preparazione del primo triennio, cioè, ah no, loro, io dovrei, mi deve incidere una parte di questo canto perché questo è fondamentale. Io, vergognata, da noi, già se trovi qualcuno che se lo vuole stare a sentire Dante, hai trovato un eroe. E invece lì, appunto, Murakami Haruki non è l'ultimo, l'unico. Io adesso mi sfugge, ma ci sono perlomeno altri due o tre scrittori moderni, contemporanei anche, come lui, che diciamo, si sono ispirati alla Divina Commedia. E l'altro giorno sentivo proprio in televisione un servizio di un mangaka, uno che realizza manga e anime, e dice che i suoi, forse era Go Nagai, boh, non mi ricordo, che si era ispirata all'inferno dantesco. Cioè, c'è una cosa di cui noi dovremmo tenere conto nell'incontro con queste culture, diciamo così, esotiche. Sicuramente non solo per il Giappone. Che noi viviamo di noi stessi, noi siamo la grande cultura tradizionale, e noi perché siamo latini, e noi perché veniamo dalla Grecia, e noi perché siamo l'Europa, cioè abbiamo fatto il Cinquecento, tutto il Rinascimento. Ma loro, che magari il Rinascimento non hanno fatto, studiano, conoscono, leggono molto di più di quanto non facciamo noi. Ed è quello che poi si vende più una Toyota di una Fiat, per dire. Perché loro conoscono il mondo a cui si rivolgono e quindi sanno come prenderlo. Quindi, voglio dire, quando dice che la cultura non fa soldi, non è vero anche per questo, no? Ecco, proprio pensando a Mishima, no? Questo grande, come posso dire, difensore
della tradizione nel senso più alto del Giappone, era poi un grande conoscitore della cultura occidentale. Per esempio, nel libro, in quell'intervista che lei fa ad Asha Maraini, che incontrò Mishima insieme a Moravia, viene fuori che Mishima aveva appena finito di rileggere Proust, no? Che era un autore che lui aveva molto, molto amato, insomma, che amava molto, ma poi sappiamo molto bene che ci sono tanti autori occidentali che lo interessano e con cui si misura, insomma, in qualche caso in modo anche molto esplicito. Quindi questo avvalora quello che vi stava dicendo, cioè sono molto più aperti e disponibili anche quelli tetragoni, no? Come in qualche modo Mishima, cioè un po' chiusi nella loro tradizione, però poi sono pronti a aprirsi, a cogliere stimoli che vengono da altri paesi. Ecco, a questo proposito, qual è stata la ricezione di Mishima nel mondo? Perché una parte importante di questo libro, sicuramente una parte molto interessante, è proprio dedicata alle testimonianze di persone diverse che da diverse parti del mondo raccontano come è stato vissuto, recepito e vissuto Mishima nel proprio paese. Ecco, se lei dovesse fare non dico un quadro generale, ma insomma dirci forse dove è stato maggiormente apprezzato o all'incontrario. Posso dirle quello che mi ha stupito di più, che la studiosa che ha parlato di Mishima in Australia ha alzato le mani e ha detto: "Ma non so che dire, perché si tratta di veramente di quasi niente." Bisogna dire che, siccome l'Australia è anglofona, probabilmente hanno semplicemente venduto lì le edizioni di altri paesi, magari stampate a Hong Kong, che ne so. E quindi questo non fa vedere. Però questo mi ha molto stupito da una parte. Dall'altra ho trovato molto, molto interessante il fatto che tutti i paesi comunisti per eccellenza, e quindi la Cina, e quindi l'Unione Sovietica, tutti va retro Satana perché è un militarista di destra. Poi passano gli anni, il comunismo si smussa e allora evviva Mishima, il grande nazionalista di destra. Questo trovo che è molto interessante come tipo di esperienza, vedere questo tipo di lettura che varia secondo la spinta politica, diciamo, e tragicamente vira verso un nazionalismo come quello russo, come quello cinese, che sicuramente non sono tanto un rispetto della tradizione quanto, per esempio, anche il Giappone, sicuramente è un paese conservatore, no? Però lì diciamo, il legame con la tradizione è molto più forte, che è una tradizione in parte liberale, su questo non c'è dubbio. Però non arriva a quei toni che hanno oggi nel 2000, perché se parliamo del Giappone del 1938, siamo un secolo fa, no? Quindi le cose sono diverse. Ma oggi in Russia e in Cina troviamo degli atteggiamenti così che personalmente mi spaventano un po'. E come l'hanno ricevuto nel mondo. Ecco, direi che per esempio una cosa che anche mi ha colpito è che in Europa per noi Mishima è un narratore fondamentalmente, no? E invece ci sono dei paesi in Europa dove Mishima è teatro. E questo mi chiedo appunto se dipende dal fatto che i nostri traduttori non si sono dedicati a tradurre il suo teatro, se noi Patria di Goldoni, Padre d'Alfieri, però insomma ci siamo dimenticati di andare al teatro nel frattempo, perché è interessante vedere come per loro il punto di vista è completamente, diciamo, diverso da nostro. Basta leggere anche, a proposito, diciamo, la recensione
in Italia, ma diciamo anche non hanno avuto grande successo, ma la recensione fatta di Madame de Sade, che oggi come oggi è riconosciuta insomma, come una delle opere migliori suoi, è comunque un'opera di teatro di grande qualità, che è stata ritenuta verbosa, noiosa. Cioè, voglio dire, è chiaro che dietro la ricezione ci sono mondi completamente diversi e quindi è difficile dire esattamente come è stato ricevuto perché, cioè se sono stati bravi o no, no? Se sono stati sensibili o no, è perché noi non sappiamo com'erano. Io ho vissuto quasi un anno a Mosca. Quando ero giovane, nell'altro secolo, era l'anno del cinquantenario della rivoluzione, e l'unica cosa che potevo andare era andare o al concerto, che non amavo molto, oppure al balletto. Al balletto era come andare a vedere Maradona, cioè gli eroi sul palcoscenico erano proprio una cosa incredibile, non erano dei ballerini, erano proprio delle superstar e c'era un tifo da stadio nel teatro. Quindi voglio dire, sono sempre saputo dire in Italia il balletto è un spettacolo d'élite, no? E lì non era d'élite, no, no, non era d'élite perché più di massa di quello non c'era. Quindi è appunto difficile dare un giudizio sulla qualità della ricezione. Ma, sicuramente l'Italia ha un problema con il teatro perché oggi insomma praticamente non se ne pubblica più. In passato qualche cosa si è fatto, ma adesso ormai non se ne pubblica più. E del resto anche la Maraini, che è una lettrice evidentemente molto molto avvertita, trovava che il Mishima che lei ama di più sta proprio nelle opere teatrali, che c'è una qualità, una sensibilità, anche una capacità di concentrazione che lei, per esempio, non trovava nei romanzi o comunque non trovava in tutti i romanzi. Ecco, nel libro intervengono anche molti nomi parecchio noti, per esempio Amélie Nothomb, no? Amélie Nothomb che dà un giudizio in qualche modo lapidario, in quanto dice delle cose straordinarie sullo scrittore, ne parla come di uno scrittore grandissimo. E poi dice anche, ma l'uomo era detestabile. Allora, a prescindere dal fatto che questo si può dire di moltissimi scrittori, probabilmente con più ragione, ma è anche l'idea che si è fatta lei che fosse un uomo detestabile. Non direi però, leggendo anche le sue lettere, quello che scrive Achin, ad esempio. No, non era un uomo detestabile. Comunque penso che la Nothomb parlasse un po' anche di se stessa, dicendo che i grandi autori non sono sempre. Quindi io l'ho letta un po' come così, come un giudizio che volesse richiamare, perché lei è sul furore in molti dei suoi romanzi. Per quello che riguarda il Giappone, lei ha scritto 3-4 romanzi in pratica autobiografici molto divertenti. Però tante altre cose che lei ha scritto e anche certi momenti di quei romanzi sono proprio duri, sono come il Mishima più duro, diciamo, solo che Mishima è sanguinolento, se vorremmo, cioè fa delle scene che effettivamente ti mettono in difficoltà perché c'è tanta violenza e tanto sangue, mentre lei è più sofisticata in questa cattiveria, diciamo, che emerge, però. Secondo me a lei piace perché l'ha trovato gemello come animo. No, io non trovo che Mishima fosse una persona. Io il motivo per cui non lo amo è proprio che secondo me è un personaggio che esprime tanto, tanto dolore. E quindi se io capisco che lui soffre, non posso pensare che sia una persona così negativa. Perché per soffrire bisogna avere una sensibilità, bisogna avere un concetto di quello che sarebbe giusto, no? Cioè, secondo me lui soffre molto, questa sua battaglia continua per cambiarsi il fisico, per farsi il fatto che lui si sia sposato abbia fatto così, una cosa tremenda. Cioè, io sono sempre molto vicina a persone che hanno questo tipo di problema, perché penso che è già tanto difficile vivere vicino con una persona che uno ha scelto se, diciamo, c'è stato quel momento che c'è sempre.
si decide di sposare, che è un momento positivo, un incontro felice, no? E però poi si usura. Penso che cosa deve essere di tremendo quando tu fai questa scelta, perché te la impongono. È come una specie di monacato che ti hanno fatto, delle donne dell'Evo Medio che non avevano la vocazione, ma non avevano neanche la dote, e quindi finivano in convento. Cioè è una vita molto dolorosa, secondo me. E lui ha combattuto così tanto per il suo ideale, fino a fare quella morte straziante che ha fatto. No, non lo trovo una persona così tremenda. Trovo che ha sofferto tremendamente, questo sì. Perché poi in fondo lui che cosa ha fatto agli altri? Niente. Lui si è autodistrutto fisicamente, si è autodistrutto moralmente, costringendosi ad amare cose che non amava, però per essere terribile devi fare cose diverse, devi essere, che ne so, Bolsonaro, che sta facendo morire 3.000 persone al giorno perché dice che no, non conta. Secondo me questa è una scelta, perché alla fine i poveri saranno tutti morti e rieleggeranno lui. Io sono d'accordo con lei, anche se non deve essere stato facile essere la moglie di Mishima, no? Questo possiamo dirlo. Questo possiamo. Cosa che in Giappone le mogli, specialmente in quella generazione, adesso le cose sono molto cambiate, erano sempre tremendamente sottoposte al marito, alla famiglia del marito. E quindi, voglio dire, già una che si sposava, perché adesso non si sposano più tanto, molto anche per quello, perché un po' di tradizione è rimasta, e loro hanno detto no, grazie, preferisco di no, capito? Tanto loro non hanno neanche tanto problema come da noi per un'educazione cattolica e problemi, diciamo, di morale. È un problema che non li tocca, è un problema di costume, e quindi, diciamo, è meglio non avere relazioni extramatrimoniali, però, insomma. Per esempio, c'era una scrittrice, Tsushima Yuko, che ho avuto il piacere di conoscere tanti anni fa, che purtroppo è morta molto giovane, era la figlia di Dazai Osamu. E lei ha avuto un figlio fuori un primo figlio fuori dal matrimonio, una seconda figlia fuori dal matrimonio, si è mai sposata, non c'è stato mai problema, nessuno andava. È un paese strano il Giappone, perché le donne da una parte sono estremamente sottoposte al sistema. Però poi sono liberissime per altri aspetti, no? Per esempio, ai primi del Novecento loro hanno fatto una rivista femminile che si chiamava Seito, che è il corrispettivo di calze blu, si faceva all'Inghilterra. Erano quasi tutte lesbiche, cioè c'era una libertà che qui proprio non ci sarebbe potuto neanche pensare, no? E le poche giornaliste che noi conosciamo ancora sono quelle che comunque avevano vicino un uomo che in qualche modo faceva da schermo, no? Quindi è difficile, ci sono tante diverse differenze. Un'ultima domanda. Dunque, Mishima è morto ormai 50 anni fa, sono stati 50 anni nel novembre scorso, se ricordo bene. Ecco, che cosa resta di lui? È quello che io volevo sapere con questa specie di indagine che ho fatto attraverso la richiesta a tanti colleghi di tutto il mondo. Direi che la sua preoccupazione, per esempio, in quell'ultima lettera, che adesso però non è stata tradotta intera, rivolgeva al Kind il grande, la richiesta di continuare a curarsi dei suoi. Della traduzione dei suoi lavori, perché voleva che qualcuno, si sentiva ovviamente incompreso nel Giappone, lo potesse capire all'estero magari, che quindi tutti e quattro i volumi della tetralogia fossero pubblicati in lingua straniera. E cosa rimane? Rimane che effettivamente aveva ragione, perché tutto considerato in Giappone ancora c'è un problema difficile che qualcuno ti dica sì, mi piace molto. Anche per esempio la Hana Kazumi Stahl, che è una giapponese che vive in Sud America, anche lei ci dice nel suo scritto che trova difficile, diciamo, esprimersi liberamente su questo personaggio, no? L'unica cosa che ci dice molto bella è che
alla fine che questo ragazzo, questo suo studente che esaltava, dopo aver letto tanti libri di Mishima, esaltava soltanto la sua morte, lei dice è un modo veramente di dare meno luce alla sua personalità. Ecco, quindi questo sicuramente per i giapponesi vuol dire che in tutto il mondo, finché si sentono giapponesi, hanno il problema di questa grande scorrettezza sociale, no? Perché non solo si è suicidato e già stavano fuori dai tempi massimi, perché l'ultimo suicidio era stato ai tempi della guerra, ma poi l'ha fatto, cosa scortesissima, è andato a ammazzarti dentro l'ufficio del capo della Guardia Nazionale. Cioè, una cosa, ha chiamato anche la televisione perché sapesse che stava succedendo quello che succedeva. Cioè, tutto questo manca di quella, come si dice in giapponese, wa, quell'armonia, quel modo di mettersi in contatto con gli altri senza, diciamo, creare frizioni. Cioè, i giapponesi, a differenza, io lo dicevo sempre agli studenti, tra un romano e un giapponese, no? Il romano dice, oggi piove, il romano dice, no, piove tantissimo, perché è d'accordo, però deve dire una cosa diversa. Invece il giapponese dice, piove, e dice, sì, è vero che piove, però mica tanto, no? Cioè, c'era un approccio così morbido, diciamo, per cercare di evitare attriti, per evitare contestazioni. Ecco, e questo quindi mette in imbarazzo. In tutto il resto del mondo, mi sembra che quel poco che ho potuto sapere, per esempio, anche in Italia o altri scrittori, nell'insieme è un personaggio che vive ed ha una sua forte personalità, per cui diciamo aveva ragione a farsi tradurre perché chissà, anche i giapponesi a un certo punto usciranno dalla sindrome dell'educazione, per cui questo suicidio è troppo scortese, però gli altri gliel'hanno riconosciuto, non direi assolutamente sì, che è uno scrittore che non ha avuto il premio Nobel, non ha avuto il premio Formentor, sono due cose per cui ha sofferto tantissimo, tra le altre sofferenze, però si è affermato nel mondo delle lettere ed è diciamo tuttora rispettato. Mi ha molto colpito, per esempio, quella risposta brevissima che ha dato l'autore di M, l'uomo della provvidenza, adesso mi sfugge il cognome, perdono, e che lui ha detto, scusate, io vorrei tanto scrivere, in questo momento sto lavorando, Mishima capirebbe, cioè lui conosceva così bene Mishima da sapere che il lavoro era per lui la prima preoccupazione, no? Ora, scusate, sta avendo un grande successo. Oppure Piperno, che pure ha detto, sì, io ho avuto un periodo in cui leggevo soltanto Mishima all'inizio. Cioè, adesso io non sono in grado di fare una vera. Quello che volevo fare in realtà, contavo di andare al premio Strega e chiedere che loro mi contattassero tutti i loro autori. Però c'è stato il Covid e neanche quello si è potuto fare chiaramente, per cui chi era rintracciabile con una mail o in un altro modo l'ho rintracciato. Io non vado sui social, non ho un profilo perché una volta soltanto ci ho provato per contattare un'amica una decina d'anni fa, dopo l'amica non l'ho potuta ricontattare, ma dopo una settimana c'avevo 10 persone che volevano diventare amiche, io non c'avevo tutto il tempo, ho detto non voglio essere scortese, usciamo, scompriamo perché non se ne può proprio più di stare sempre soltanto, cioè va benissimo se uno c'ha tempo libero, se fa quello di professione, ma se uno c'ha un altro lavoro sui social ci si può stare, poi dopo quando ci stai tutti quanti si lamentano, ah, perché mi hanno detto questo, mi hanno detto quello, ma chi se ne frega, ma non, cosa ce ne importa? No, li lasciamo a casa loro, noi siamo a casa nostra e come siamo, siamo. Senta, io la ringrazio molto per questa chiacchierata. Lei sa che questi nostri incontri si concludono bevendo il bicchiere della staffa. Io non so se è preparata, come invece io sono. Io ce l'ho qua, quindi. Cosa berrà con me? Sa che.
Ah beh, mi Necessariamente. siamo in tempo. Il sakè può essere bevuto freddo o caldo, quindi si presa a tutte quante le cose. Qui non è stato riscaldato, ma onestamente caldo penso che sia anche un pochino più ubriacante, quindi non berlo caldo, forse è meglio. Quindi Bene, allora alla salute, grazie ancora per essere stata con grazie a tutti voi. Non so se si dovrebbe mandare giù un colpo solo, ma io non sono una venditrice. Buona serata. Buona serata anche a lei.